Buongiorno, benvenuti alla zuppa di porro. Come era un po' che non ci faceva Leo nella tua macchina? Sì, Un po'. un pochettino. Buongiorno a tutti. Allora, un saluto anche da Leo. Possiamo partire con questa rassegna stampa di questa mattina su quello che è successo sui giornali. Un po' di sole. Come al solito, vi ricordo che qua a guidare è Leo, perché i cretini ogni tanto ci scrivono e dicono: chi è che guida qua? Leo. Leo, Leo. Bene, benissimo. Guida Leo, non guido io. Chiaro, sul tiro di sicurezza. Oggi me la sono messa perché sono così un po' prudente. Allora, cosa è successo sui giornali? Beh, ci sono due temi fondamentali. Il primo è stato il cosiddetto vertice straordinario a Bruxelles. A cosa è servito il vertice straordinario a Bruxelles sull'immigrazione? Siccome Leo oggi non ha letto i giornali, gli chiedo di supporre che cosa è successo oggi nel vertice sull'immigrazione a Bruxelles. Secondo te, Leo, cosa è successo al vertice sull'immigrazione a Bruxelles? Abbiamo risolto i problemi? Mai, non credo. Niente, No, eh? non Niente. credo Si sono niente. visti? Si sono visti, Hanno ma parlato? hanno parlato, ma forse di altro, Di altro, di altro. È perché di successo immigrazione. qualcosa? No, non è Niente, successo niente, niente. niente. Ecco, la sintesi direi che è perfetta. Non è successo niente, però ci sono due o tre pagine sui giornali che ci raccontano quello che è successo, cioè niente. Qualcuno dice che ha vinto l'Italia, qualcun altro domani, come lo strillone del Movimento 5 Stelle, cioè Marco Travaglio, dirà che è la grande vittoria internazionale di Conte. La realtà è che la vittoria internazionale, semmai, è quella di Salvini, che ha posto per la prima volta una questione in modo tale per la quale non è più possibile prescindere dalla posizione dell'Italia sull'immigrazione. Ci sono tre fattori che comunque, secondo il retroscena, sono andati più o meno bene in questo mondo impalpabile in cui non conta nulla, contano soltanto, diciamo, le chiacchiere. La prima è che l'agenda non è stata dettata dai tedeschi e dai francesi, che così non hanno portato un compitino da casa e ce l'hanno fatto firmare. Non è avvenuto. Seconda cosa, si è parlato più delle cosiddette migrazioni primarie, cioè quelle che arrivano da fuori per l'Europa, che di quelle secondarie, cioè i movimenti all'interno dell'Europa. Terza questione fondamentale è che Conte, secondo il retroscena del Corriere della Sera, avrebbe spiegato a Macron che lui e Salvini hanno la stessa identica posizione. E sti cavoli, era abbastanza immaginabile per qualcuno, diciamo, da un punto di vista internazionale, che Presidente del Consiglio e Ministri degli Interni, nonostante la follia italiana, per cui mi sembra che il Presidente del Consiglio conti quel che conti, insomma, non siano allineati. Il Messaggero dice: mossa italiana, si tratta, chi sbarca in Italia sbarca in Europa. In realtà questo è un titolo ottimistico del Messaggero, perché questo non si è ottenuto. Quello che si è ottenuto è il solito esterichetto, come l'ha definito a Radio 105 da me Salvini, Macron, che sostiene che chi punta sulla paura sbaglia, riferendosi a Salvini. Va bene, questa è la situazione, diciamo, sul primo grande tema della giornata, e cioè quello dell'immigrazione. Nulla di risolto a livello europeo, vedremo come andrà a finire. Ciao Marco, sempre a Capoverde, presidente, Barbara che ci sta guardando, è appena entrata, e tanti altri che arrivano. Le amministrative, che cosa è avvenuto? Diciamo che quello che è avvenuto si può dire in negativo più che in positivo, perché in positivo sarà difficile analizzare se all'interno del centrodestra ha vinto veramente soltanto la Lega o ha vinto anche un pochino i Mellini, cioè la parte di Forza Italia un po' più rinnovata. La sostanza ve l'ho già detta: ha vinto il centrodestra, ma la vera novità, anzi non è una novità, il vero titolo è quello della nazione di oggi, profondo rosso. Eh sì, perché se il PD riesce a perdere Siena, a Massa e a Pisa, a Siena ha perso il PD, ti è chiaro? Sì, A Siena, a Siena. l'ho sentito. L'hai sentito, questo l'aveva sentito anche Leo, gode anche lui come un riccio quando il PD perde. Perché sei contento se il PD perde? Allora, ormai basta, Basta. sono finiti, Finiti, basta, sono finiti, finiti, finiti. hanno stancato, benissimo. Anche Leo è contento che hanno finito questi del PD. Crollo del PD, questo è il titolo di tutti quanti. Insomma, non so se è da starne contenti, ma la cosa più divertente è che la Toscana, cioè la rossa Toscana, non è più rossa. Ad Avellino il Movimento 5 Stelle batte il candidato voluto da De Mita e Mancino, perché 5 Stelle si portano a casa Avellino e Imola e perdono invece il sindaco a Ragusa. Insomma, in questa geografia complicata delle cose, l'unico titolo azzeccato è quello appunto della Nazione, che è Sprofondo Rosso. L'impressione è che più che a vincere il centrodestra sia stata la Lega, fatevelo dire con tanta franchezza. Altri due temi di giornata? Beh, no, i temi di giornata oggi c'è una doppietta stupenda. Una di Vittorio Sgarbi e l'altra di Marcello Veneziani, due che a me stanno molto simpatici, su Saviano. Beh, ve le racconto perché sono importanti. Sgarbi oggi sulla prima pagina del giornale ci dice: ma il capo della squadra mobile di Napoli, che arrestò centinaia di mafiosi e che girava a Napoli, lui, i figli, la moglie senza scorta, gli chiesero anni fa se Saviano avesse necessità della scorta, e lui disse: no, a mio avviso non ha necessità della scorta, o meno non più di quanto lo abbiano tanti altri giornalisti, poliziotti, magistrati che
combattono tutti i giorni contro la camorra. Questo è Pisani, che fu tra l'altro calunniato e anche mascherato per poi ritornare completamente pulito nel suo rilievo operativo. Insomma, Sgarbi dice: Saviano si è fatto tanto il piagnucolone che si è preso una scorta che in realtà dovrebbero avere tante altre persone, secondo quello che diceva proprio la polizia e il capo della questura di Napoli, Pisani. Saviano invece ha raccontato sul Tempo da Marcello Veneziani, è ancora più divertente perché dice l'autovate, cioè si è autoproclamato vate, il suo com'è che dice lui, è uno che si ama troppo e che si bacia assai, questo dice Veneziani, è convinto di essere un eroe, un martire, un oracolo. Se ci pensate, c'è tutte queste tre idee: l'eroe contro la camorra, un martire perché lo vogliono fare tutti fuori, e l'oracolo, quando parla lui e si gratta la testa, dice tutti stanno zitto. Insomma, lo prende Veneziani più che sulla scorta dal punto di vista sociologico. Interessante oggi il pezzo, pagina 2 e pagina 1 del Sole 24 Ore, che lunedì è precotto, sulla cosiddetta gig economy. Tutti si occupano di questa gig economy, vogliono cancellare col decreto, quella minchiata del decreto dignità che toglierà per esempio le pubblicità alle società di gaming, altra minchiata di ipocrisia italiana, per cui vedremo volatilizzati 100 milioni di euro di pubblicità, che vuol dire posti di lavoro, vabbè, ma non importa, perché gaming, no, la ludopatia, tutti moriamo di ludopatia, ma la cosa fondamentale è questa gig economy, questi lavoretti che non vogliamo più tale, che vogliamo assumerli tutti e quindi metterli tutti in nero. Quante persone riguardano? 150.000 a settimana, 150.000 a settimana secondo la Fondazione De Benedetti, 700.000 in tutto, che non sono soltanto i rider, sono le babysitter, sono le colfa ora, sono tantissimi lavoretti appunto fatti per svoltare, insomma 150.000. Però questo è il grande tema del Tempo di oggi, e quindi il primo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sarà il famoso decreto dignità, per far sì che questi 150.000 non possano più lavorare, perché chi se li assume? A te ti assumono per caso? No. Ti hanno mai assunto? Non credo. Quando hai iniziato a lavorare, Leo? È abbastanza giovane. Quanti anni avevi? I primi lavoretti già 11-12 anni. 11-12 anni. Scusami, ma ti pagavano i contributi? No. Contributi? No. Senti, ma cosa... Niente, volevi diventare dipendente, no? Ti facevi causa per diventare dipendente, no? Che facevi? Sollevavi? No. Che cosa? No, non sollevavo niente. Non sollevavi niente. Io facevo un mestiere, facevo il pasticcere. Il pasticcere. 11-12 anni. Dove, in Africa o in Italia? No, in Italia. Tu sei africano? A Cinisello Balsamo. Tu sei italiano? Certo. No, lui è italiano. È italiano. Gig Economy si chiamava all'epoca? Non c'era la Gig Economy, c'era Gig Robot. Sì, Gig Robot. Ciao, la zuppa è finita. Grazie, Leo, ciao, per il passaggio. Grazie a voi. Ciao.